Siamo ad Afragola presso lo studio dei dottori Fico, che hanno gestito il loro primo caso con il Navident. Che caso avete gestito? Un 13 in chirurgia post-estrattiva, senza particolari sentimenti radicolari. L'unica caratteristica che aveva probabilmente era l'angolazione della cresta residua dopo l'estrazione, perché il dente praticamente si presentava inclinato a 30 gradi, il tessuto osseo aggredibile con gli strumenti chirurgici rispetto alla posizione originaria della radice. In che modo il Navident vi ha aiutato a gestire il caso? È un caso che penso che normalmente non si può fare senza chirurgia curata. C'è molto rischio di errore, soprattutto di perforare la corticale vesticolare, quindi creare una fenestrazione del dioplomito. Se paragonato al caso che abbiamo fatto 15 giorni fa in chirurgia curata statica, abbiamo avuto una tranquillità di esecuzione senza eguali. Mentre stavamo lavorando vedevamo dove stavamo andando, potevamo cambiare dinamicamente la posizione, quindi se l'osso in una zona non ci convinceva magari ci spostavamo un po', e l'impianto ha ottenuto una stabilità primaria eccezionale, prova del fatto che comunque il foro è stato avanzato, è un sistema di benissimo, grazie e buon lavoro.